Nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile per le imprese del territorio. L'appuntamento si è tenuto al padiglione Daniele Becci di Pescara. Si tratta della seconda edizione dell'evento Top 200 Abruzzo e Molise, evento annuale che fornisce una panoramica delle realtà imprenditoriali del territorio con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide. Nel corso dell'iniziativa promossa da PwC Italia, con l'Università D'Annunzio Chieti Pescara, patrocinio della Camera di Commercio Chieti Pescara, partecipazione di Confindustria Abruzzo Media Adriatico, il Centro ANDAF e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, sono stati presentati i dati della ricerca sulle performance 2022 delle prime 200 imprese dell'Abruzzo e del Molise. Insieme gli imprenditori locali si sono confrontati sull'importanza per le imprese di adottare nelle proprie strategie di business un approccio sostenibile che sia in grado di valorizzare il legame con il territorio. A moderare l'incontro il direttore di Rete 8 Carmine Perantuono. E all'evento un ospite d'eccezione, l'imprenditore Brunello Cucinelli. Sì, Pescara è, in questo caso Penne rappresenta per noi un maranello per le macchine, no? Quindi un luogo speciale. Se tu dici a qualcuno che quel capo è fatto a Penne, fa la differenza. Quindi vuol dire che c'è sapienza. Io credo che noi viviamo un bel momento, la nostra Italia, viviamo un bel momento perché siamo i più grandi produttori al mondo di manufatti speciali, ma dobbiamo fare un grande cambiamento verso il lavoro operaio, perché certi manufatti molto speciali possiamo fare solo con delle mani sapienti, che devono lavorare in luoghi speciali, avere un salario più alto e avere la luce dove si lavora, perché normalmente questo pare essere un piccolo problema, ma secondo me non lo è. Lavorare guardando il cielo non è la stessa cosa che lavorare con la luce elettrica davanti a un muro. Presidente, per quanto riguarda la sostenibilità. Ma sai, la sostenibilità, si parla spesso di sostenibilità del clima, ma poi vi è una sostenibilità economica, quando guadagni, dove lavori. Vi è una sostenibilità culturale, che cosa fa l'azienda per il territorio. C'è una sostenibilità spirituale, se tu lavori in un luogo amabile il tuo spirito sta meglio. C'è una sostenibilità tecnologica, quante ore sei connesso con la tua impresa. E per ultimo, importantissima, almeno per me, vi è una sostenibilità morale. Cosa pensa delle 200 imprese in studio portate in questo incontro? Sì, che sono delle belle imprese, delle bellissime imprese. Si parla di le imprese devono cambiare, non sono d'accordo. L'impresa deve avere la stessa identità, deve essere adeguata, contemporanea al momento, perché a volte cambiare significa essere diversi. No, noi dobbiamo essere contemporanei. Un capitalismo 50 anni fa aveva una base, oggi deve essere un capitalismo contemporaneo. Stefano Amicone, PwC. Qual è lo stato di salute di queste imprese? Voi ne avete, come dire, prese in esame 200? Sì, 200 top imprese del territorio poi di fatto rappresentano in termini percentuali gran parte del nostro tessuto industriale. È uno stato di salute buono, sono società che si stanno evolvendo, sono società che hanno reagito positivamente al Covid e anche a tutte le altre crisi che si sono susseguite rispetto al Covid. Ci si poteva aspettare un rimbalzo al contrario dopo la forte crescita post-pandemica, invece anche nel 2022 rispetto al 2021, perché di quello stiamo parlando, c'è stata una crescita mediamente di oltre il 20%.